Sapevi che abbiamo quattro occhi? Che è meglio? Esatto, tipo il puffo. Due si vedono perché ce l'abbiamo nel corpo. Gli altri due no, perché sono occhi spirituali. E io sono sicurissimo che tu adesso penserai che gli occhi spirituali possono usarli solo i credenti. Ma non esserne così sicuro. È più facile che impari ad usarli un ateo che un credente. Perché il credente è troppo convinto di saperli usare. Che cosa vuoi dire con questo? Che noi che siamo giusti siamo ciechi? Esatto. E sono proprio questi farisei, i credenti per eccellenza, a non credere a un miracolo evidentissimo, la guarigione di un cieco nato. Io ci vedo! In effetti questo è un miracolo un po' strano, eh? Perché Gesù per aprire gli occhi a quel tizio ci mette tipo 30 secondi. Lavate i suoi occhi. Ma l'evangelista Giovanni ci mette un intero capitolo per raccontarlo. E perché mai? Perché il problema sono sempre questi farisei. Che stai dicendo? Che non sanno vedere l'accaduto spiritualmente. E infatti dopo la guarigione partirà un interrogatorio sfrenato nei confronti di quello che era cieco. Che ti ha fatto quell'uomo che dice di averti guarito? Allora si pensa che forse non è lui. Forse è uno che gli somiglia. Forse non è mai stato cieco e fingeva per guadagnarci. Questo piccolo impostore non è mai stato cieco. Addirittura andranno dai genitori per chiedere se il figlio è nato davvero cieco. Pensa come stavano messi male questi. Alla fine la storia termina che i farisei cacciano l'ex cieco dal tempio. Miserabile. Poverino. Ma la domanda è, chi è il vero cieco in questa storia? Quattro occhi? Spiega, avanti. Perché cavolo, come fai a negare l'evidenza su un miracolo che hanno visto tutti? E si può, sai? Io sono venuto in questo mondo per rendere la vista a quelli che sono ciechi. Perché in altre parole, gli occhi del corpo non sempre dimostrano la verità. E per toglierla a coloro che credono di averla. Anzi, molto spesso ingannano, perché ti mostrano il tuo punto di vista, che è e rimarrà sempre soggettivo. Un po' come i terrapiattisti, no? Che vedono la terra piatta. Ma non è quello la verità. Quella è la loro prospettiva, rispettabilissima, ma estremamente parziale. Qui servono altri occhi per vedere il mondo, un po' come fece San Francesco d'Assisi, che verso la fine della sua vita non riusciva più a vedere per una grave malattia agli occhi. Lacrimava continuamente e doveva stare sempre in un luogo in penombra perché la luce del sole gli dava fastidio. E lui che fa? Loda il sole, quello che gli dava fastidio, Scrive il Cantico delle Creature. Loda l'acqua, loda la terra, loda la luna, le stelle, che non riesce a vedere, o meglio, le può vedere, ma con altri occhi.